nostro capitano è arrivato. Le milizie sono pronte a combattere. Capoguerra Eivor, possiamo vincere la battaglia con gli uomini radunati qui? Se ognuno di loro avrà il coraggio di due uomini, forse. E c'è posto nel tuo Valhalla per un cigno feroce? Certo, innalza il tuo glorioso stendardo. Siamo pronti, dunque. Attacchiamo. Preparate la milizia. Prima dovremo penetrare le mura esterne. Poi penseremo alle truppe all'interno. Sacri guerrieri del Lincolnshire! Per sfondare sarà meglio usare un ariete. Aiuterò anch'io. Colpiamo duro! Frecce! Al riparo! Già un cazzo.
Sto arrivando! Non cedete terreno! Fratello! Prendi questo! No! Non ti prenda! Quelli qui.
Fritta impazzito! Tu, dimmi dov'è il vescovo e non ci saranno altri morti. È nella cappella laggiù, a nascondersi. Codardo. Che nessuno esca dalla chiesa senza essere giudicato. Thomas e Feli sono tumori, Thomas Feli pluviali. Tutti insieme! Ti faccio a pezzi! Stai per morire! Con me, fratello! Avrò la tua vita! All'inferno! Devo andare dall'altra parte. Il tuo tempo è scaduto. Giù, con me! Ah.
così con me. L'inferno ti prenda! Siamo in superiorità! Il signore! Sue providentiae, verbum autum Dei quod est multis sermonibus, et parum haben significatione. Sono morto il giorno in cui mi sono nascosto dietro questa tonaca e questa croce. Per diffondere la luce del mio ordine ho umiliato me stesso.
Ho scalato i ranghi di questa religione banale, fatta di uomini banali. Avrei dovuto vivere come gli antichi. È la follia dell'umanità, Erfrit. Sguazziamo nei nostri errori, come maiali in un porcile. Potevi trarne beneficio. Deve essere bloccata dall'altra parte. Sistemati in un modo o nell'altro, se Dio vuole mi prenderà. Spirende, il suo Sawal Holcha. Eivor, il vescovo è morto? Ha sofferto poco e parlato troppo. Ora è morto. Non mi mancherà, ma ad Acia servirà tempo. Lincolnshire è sotto la tua guida. La vera battaglia inizia ora. Il fragore della battaglia risuona ancora in me. Ora so cosa significa essere un capo. Bene. Ti chiederei un favore, se posso. Dimmi. In quanto aldermanno, la mia vita potrebbe essere pericolosa per qualche tempo. Potresti offrire rifugio a Swanborough
nel tuo insediamento. Almeno finché non sarò certo che il pericolo sia passato. Saremo lieti di ospitarla. Grazie, mio risoluto e impetuoso Norreno. Le taverne della contea sentiranno la mancanza della tua irruenza. I nostri popoli sono legati ora. Dobbiamo sostenerci a vicenda. Al diavolo! Gli addii non fanno per me. Per ora basterà. Bene, credo sia tempo di tornare da Randvi. Ehi, Rana, come stai? Kvat. Il Lincolnshire è nostro amico. Ottima notizia. E chi è il nostro alleato lì? Il giovane Humwald è il nuovo aldermanno del Lincolnshire e ha stretto alleanza con noi. Quell'urlatore è l'aldermanno? Beh, se mai gli servirà il nostro aiuto, gli basterà gridare. Vorrei vedere la mappa delle alleanze. Parlami di Jorvik. Hitam ha individuato altri tre bersagli là. Se è così, sei fortunato. I nostri vecchi amici, Jor e Ljufvina, si sono sistemati a Jorvik. Godevano di grande prestigio in Norvegia e potrebbero avere informazioni sulla politica cittadina. Mi faciliterebbero il compito. Che pensi di fare? Partirò ora. Sai dirmi dove potrei trovare Jor e Ljufvina? Quando visiti una nuova città, è meglio fare domande al porto. Potresti avere informazioni sconosciute ai più. Qui non è possibile. Albero, tu. Tirate sull'albero. Spiegare la vera, Eivor. Dunque questa è Jorvik. L'ordine degli antichi si annida in queste vie. I miei vecchi amici Jor e Ljufvina vivono qui. Spiega le ali, Sinin.
Yor e Ljufvina vivono vicino a questo porto. Qualcuno saprà dirmi dove trovarli. Cosa vedi, Sinin? Thank you.